A parte Luca di Scacciati che sta sfruttando unicamente la sua bellezza per crescere su YouTube. Ciao Luca. Nei miei contenuti sul mio canale YouTube faccio vedere quella che è la mia ricerca della felicità e del benessere attraverso quelle che sono le mie esperienze, le mie scoperte. Sono estremamente convinto del fatto che fare un lavoro che ci piaccia sia essenziale per essere felici. E quello dello YouTuber credo che sia uno dei lavori più belli del mondo, perché ci consente di vivere di quello che sono le nostre passioni. In un video precedente vi ho fatto vedere come io ho fatto a collaborare con gli YouTuber più famosi in Italia. In questo video ho chiesto a loro direttamente di raccontarci quello che è stato il loro segreto per crescere su YouTube. Gustatevi il video, anche se è un po' lunghetto, perché davvero è bellissimo. Salve signor Disca! Allora, mi hai chiesto dei consigli su come crescere su YouTube da rivelare ai tuoi iscritti. Ovviamente non ti posso rivelare i miei segreti, sennò dovrei ucciderti. Però scherzi a parte, in realtà la cosa più importante, che può sembrare banalissima, ma ho visto non fare a un sacco di gente che appunto vuole iniziare a fare video o contenuti in generale sul web, al di là di tecniche, montaggio, attrezzatura, è semplicemente il fare video, fare contenuti, che ripeto, può sembrare stupido, ma fate, sperimentate, provate, non abbiate paura di caricare quella cosa lì perché non sapete se piacerà o non piacerà. Caricatela, provate, buttatevi. Non si può pensare di partire con la top attrezzatura, tutto perfetto, tutto che funziona. Sicuramente c'è sempre qualcosa da migliorare, ma se aspettate appunto di avere il prodotto perfetto, non lo caricherete mai, non lo pubblicherete mai. Quindi fatelo e se veramente avete l'obiettivo di raggiungere magari col tempo tante persone, fatelo ovviamente con costanza. Giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese, non partendo la prima settimana facendo mille mila video e poi un mese dopo buttando tutto sotto un cassetto. Tutto ciò veramente senza aver paura di sbagliare, sicuramente sbaglierete, ma imparerete dai propri errori. Poi montaggio, tecniche, cose, modo di parlare, quello viene dopo. Per esempio, a me adesso i miei video piace farli belli ta 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 ta. Infatti, questa clip, se tutto va bene, sarà appunto montata in modo che io sembri uno che sa parlare, in realtà io mi impappino 3000 volte, sfruttate ovviamente il montaggio e tutto quanto, però la roba fondamentale è fare video. In realtà questa è tutta una tattica che Luca Disca sta utilizzando per avere consigli gratis, quindi Luca, poi se vuoi altri consigli, ci mettiamo d'accordo, mi offri un paio di cene e ti dico tutto. Ciao a tutti! Caro amico delle lenticchie, ciao amico vegano. Allora, mi hai chiesto come crescere su YouTube, come diventare famosi su YouTube, quali sono i trucchi e consigli che posso darvi. Prima di tutto, comprare l'attrezzatura, che sia un iPhone, che sia una fotocamera, che sia qualsiasi cosa che ti porta a un livello di qualità maggiore della infinita concorrenza che c'è su YouTube, perché siamo una piattaforma gigantesca, ci sono tantissime persone. E la maggior parte fanno video col cellulare, con una fotocamera da 100-200 euro, che rimangono in una sorta di qualità più bassa. Quindi, a primo impatto visivo, quando tu apri quel video, sai già che quello non fa lo youtuber di lavoro. E quindi non ti viene da guardare quel video, anche se magari il contenuto effettivamente è bello. Seconda cosa, devi avere un'idea buona in un mare di idee. In Italia siamo poche persone, ma tantissime che fanno contenuti su YouTube. Quindi, sono milioni di idee rubate dall'America, rubate da tutto il mondo, rubata agli stessi italiani. Soprattutto per iniziare devi avere qualcosa che gli altri non hanno, devi portare un contenuto che nessun altro porterebbe o che nessun altro ha già portato, oppure devi farti furbo e farti aiutare da qualcuno, chiedere collaborazioni, dare un'idea. Faccio l'esempio di Luca di Scacciati, lui mi diede l'idea di fare un viaggio di 7 ore per girare 5 stati per arrivare fino alla città di Fucking, che è la città col cartello più rubato al mondo. Lui mi ha dato questa idea, ho voluto fare il video con lui e lui fece veramente tanti follower. Quel giorno mi sembra 2000 follower con due video, io non avevo ancora tutto questo seguito. Dare un'idea a un creatore più grande, qualcosa che lui non potrebbe fare da solo, cerchi di comunicarci e se lui accetta hai una persona più famosa che sponsorizzerà i tuoi video. Lavora sulle copertine, lavora sui titoli, quindi questo.
se ti serve una mano o un compagno di viaggio per andare a fucking un'altra volta, ci sono. Ciao grande. Ciao Luca, per farsi conoscere da zero quando si parte su YouTube si può sfruttare la barra di ricerca, cioè si possono fare contenuti abbastanza specifici e quindi con poca concorrenza che possono essere trovati dagli addetti ai lavori. Per esempio, io sono un falegname che fa un video su una certa tecnica, quelle persone interessate a quella tecnica troveranno me perché c'è poca concorrenza. L'importante è avere una nicchia ben specifica ed essere competenti in quella nicchia. Oppure si possono sfruttare le trend, cioè delle cose che vanno di moda, e si possono adattare queste mode al nostro contenuto. Per esempio, chi fa video di cucina può sfruttare il fatto che siamo tutti chiusi in casa per ovvi motivi per consigliarci delle ricette nuove. Oppure chi fa video di allenamento può sfruttare il fatto che siamo chiusi in casa per consigliare degli allenamenti fatti in casa. L'importante è avere ben chiaro in testa cosa si fa, il perché ed essere competenti nella propria nicchia. Praticamente Luca mi ha chiesto qual è la ricetta per il successo online o su YouTube. Non c'è. O meglio, non esiste una ricetta o degli ingredienti che vadano bene per tutti quanti, altrimenti tutti saremmo bravi a fare tutto. Alla base del successo praticamente in tutti quanti i campi c'è sicuramente qualcosa di molto personale. Però delle linee guida che mi hanno aiutato potrebbero essere queste qui. 1. Un'ottima pianificazione. Per farti un velocissimo esempio, magari avere già in mente i prossimi 5 titoli e argomenti da pubblicare sul proprio canale. E quindi titoli forti e andare alla ricerca di argomenti molto forti in linea con il proprio canale. 2. Avere una chiara linea editoriale, ovvero aver benissimo in testa quale sia la tipologia di contenuti da pubblicare e quali siano in tema con la nostra nicchia o ambito, insomma. 3. Persistenza o consistency. Indipendentemente dai guadagni, continuare a pubblicare contenuti in modo da avere un costante contatto con l'audience. 4. Super importante, ovvero migliorare il proprio storytelling in modo da tenere il più possibile lo spettatore incollato al nostro video, quindi aumentare il watch time, che quindi viene poi premiato dall'algoritmo, andando a spingere il video anche a persone che sono al di fuori della nostra audience. 5. Migliorare la SEO dei propri video in modo che possano essere ben indicizzati all'interno delle ricerche di YouTube e quindi facilmente trovabili anche a distanza di tempo. 6. Essere distinguibile, ovvero avere un personaggio molto forte con caratteristiche distinguibili, quindi magari andando ad accentuare quelle che sono le vostre qualità migliori. 7. Essere family e brand friendly fin dall'inizio, in modo da poter essere pronti fin da subito a lavorare a progetti remunerativi con collaborazioni con aziende terze, insomma. Mancano sicuramente una tonnellata di cose, ma in un minuto e mezzo non ci stanno, insomma. La più importante di tutte è sicuramente essere innamorati di quello che fate. Essere dannatamente critici sul proprio lavoro. E ultimo forse, non aver paura anche di fare grandissimi cambiamenti in quello che pubblicate nel corso del tempo. E quindi riassumendo tutto, dovete semplicemente lavorare come dei pazzi, sempre avendo ben chiaro in testa un piano molto dettagliato per raggiungere un obiettivo che vi siete prefissati. Anche perché senza un piano d'azione molto dettagliato non andrete da nessuna parte. Mi sa che ho sforato un minuto e mezzo, da Mr. Novari è tutto. Ciao Luca. Diciamocelo, il segreto per crescere su YouTube non esiste. Esistono milioni di variabili. Io non ho mai conosciuto nessuno che è diventato famoso perché ha usato il segreto degli YouTuber. Non esistono segreti. Le cose potrebbero capitare così all'improvviso. Vi faccio l'esempio. Io ho fatto un video in un hotel di ghiaccio, ha fatto 40.000 visualizzazioni, adesso sta a 600.000 e all'improvviso, dopo 6 mesi, è salito una botta clamorosa. Non capisco perché, non lo so perché. Quello è il culo. Si chiama culo, è una variabile di cui nessuno vi parla, però il culo, non dico che è fondamentale, ma è nelle top 3. Culo, competenza e carisma. Forse carisma, culo, competenza. Potresti non avere competenza, ma avere un super carisma e fare il botto su YouTube. Potresti avere solo culo, solo culo potresti avere, e ce ne stanno tanti. Potresti avere tante competenze, ma magari non fai il botto. Perché non è detto che se hai tante competenze fai il botto, se sei un esperto in qualcosa fai il botto per forza. Devi avere un linguaggio di un certo tipo, devi sapere come comunicare, devi studiare la comunicazione, devi essere un esperto di comunicazione in un certo senso. Comunque è un mondo che va studiato. Quindi non esistono segreti, esistono botte di culo, esistono tante amicizie che possono farti entrare in giri di un certo tipo per conoscere altre persone che poi ti portano altre persone. Insomma, è il mondo del lavoro, ragazzi. Esiste in tutti i campi e il culo è fondamentale sempre. E a parte Luca di Scacciati, che sta sfruttando unicamente la sua bellezza per crescere su YouTube. Ciao Luca. Crescere su YouTube, non affatto facile.
Oggi però non voglio trattare tips e suggerimenti a breve termine del tipo fai quella particolare azione, chiedi il mi piace, chiedi il commento, fai il commento, iscriviti a quel canale, fai quella particolare collaborazione, che sì, a breve termine possono funzionare, possono dare risultati. Io voglio trattare due cose che secondo me sono state fondamentali per la mia crescita su YouTube. La prima è la continuità. Come sappiamo, YouTube premia moltissimo la continuità nella produzione del contenuto e alla base della continuità c'è una cosa importantissima, la passione in quel che si sta facendo. Quindi quando tu vai a iniziare questo percorso su YouTube, secondo me devi prima di tutto capire se quel qualcosa, quello che stai facendo, realmente ti appassiona, perché ci saranno sicuramente, e per tutti ci sono stati, periodi di merda dove tu non avrai per nulla voglia di fare quel qualcosa o di trattare quell'argomento che stai facendo. E allora a quel punto l'unico modo per andare avanti e l'unico modo per continuare nonostante sarà la passione, la tua reale passione per quell'argomento. Quindi chiediti innanzitutto perché lo stai facendo e se quel qualcosa veramente quel che ti appassiona, e seconda cosa la genuinità e la novità del contenuto. Quindi devi sempre essere trasparente in quello che fai e questo mi ha premiato tantissimo. Devi condividere completamente, secondo me e secondo la mia esperienza, successi, fallimenti, quel che sta andando e quel che non sta andando. Questi sicuramente non sono i migliori trucchi per crescere a breve termine, ma spero possano aiutarvi veramente nella vostra carriera su YouTube a lungo termine e in qualsiasi altro vostro progetto. Quindi vi auguro buona fortuna, mentre per quel che riguarda le collaborazioni, lo dico a te Luca, tieni pronto che appena questa situazione si sblocca, vengo ad occuparti casa lì a Chiasso. Ciao! Ciao Luca, benvenuto nel mio studio. Vorresti sapere come ho fatto a creare un audience nei miei canali social, su Instagram e su YouTube? Ti dico molto velocemente, grossolanamente. Anzitutto ho creato iconicità, vedi questi fantastici occhiali. La cosa fondamentale è sempre quella di essere riconoscibili. Tutti devono essere all'istante riconoscibili e dire ah cazzo, io quello lo conosco. Poi attraverso i miei video creo degli storytelling, delle storie che hanno un inizio, uno svolgimento e una fine. Come nelle fiabe, vedi il mio studio tutto così colorato? Anche questo è un elemento ricorrente che crea familiarità. Man mano che vedi le puntate ti sembra proprio di essere in empatia con me. Soprattutto, cosa veramente importante, forse la cosa più importante, cercare sempre di lanciare un messaggio che possa essere un qualcosa di utile, un qualcosa di interessante, far sì che ogni tuo video abbia valore. La cosa... però la cosa veramente importante ed è il focus su cui comunque tu sei molto in gamba è quello di tirar fuori contenuti solo ed esclusivamente quando vuoi veramente raccontare qualcosa. E adesso, caro Luca, torna a lavorare. Ciao! Il segreto per crescere su YouTube. Non so se esiste davvero un segreto, onestamente. Per quanto mi riguarda c'è tanta costanza, un piano ben preciso e tanta voglia di fare. E nella parte del piano ben preciso sta il consiglio, ovvero consiglio di scaricare un business plan, come quello che si fa per le aziende, e segnarsi per ogni punto della mappa del business plan ciò che vogliamo seguire, in modo da avere un piano ben dettagliato. Quindi quali sono i nostri valori, quali sono gli argomenti di cui parliamo, quali sono le cose di cui non parliamo, da dove arrivano i soldi, in modo da avere una panoramica completa, in particolare perché è fondamentale avere un argomento principale di cui parlare. E spesso ti possono venire idee che sono lontane da questo argomento, e se hai un business plan preciso, prendi quest'idea, la passi attraverso il tuo schema e magari la rimodelli in modo da farla combaciare con i valori, con lo stile che vuoi portare, in modo da avere contenuti che siano sempre sulla stessa linea, perché è importante avere ben chiaro l'argomento del canale. E come questo anche tutto il resto che riguarda YouTube. Questo è il mio consiglio. E ci vediamo presto! Ciao Luca, benvenuto nel mio salotto. Innanzitutto grazie per avermi coinvolto in questo progetto. E mi chiedi quali siano i segreti che stanno dietro un canale YouTube che è diventato un lavoro. Allora, il primo segreto è che non c'è nessun tipo di segreto. E purtroppo bisogna far video, bisogna capire esattamente cosa si vuole fare su YouTube, bisogna sbagliare, bisogna creare una community e ascoltarla molto. Quindi forse il primo segreto, se proprio devo parlarne così, è sbagliare, rifare, sbagliare, rifare. Altra cosa importante è
rendere tutto il prima possibile sostenibile a livello economico, perché per fare un video ci vuole un botto di tempo e questo toglie tempo ad altri lavori, per cui le bollette bisogna pagarle, ci tocca, quindi il prima possibile farsi pagare. Come si fa? Non ne ho idea. Nel mio caso è una nicchia, io parlo di strumenti musicali, chitarre, perché sono un musicista, per cui lavoro con le aziende che producono chitarre e mi mandano strumenti vari da provare e mi pagano per questo. Però attenzione, molto molto importante, se una cosa non vi piace non portatela sul canale, se non ci credete non portatela sul canale. La trasparenza è la cosa più importante, perché gli utenti sono quanto di più importante ci sia sul vostro canale, assolutamente, gli utenti al primo posto. Quando poi tutto funziona, il mio consiglio è di diversificare e aggiungere magari un income a quello che guadagnate, di modo appunto da rendere sempre più sostenibile il canale. Quindi da un lato faccio recensioni di strumenti, dall'altro vendo corsi online, faccio corsi online sempre di chitarra ovviamente, quindi è tutto chitarra riferito. Spero sia stato utile tutto quello che ho detto e niente, grazie ancora di avermi chiesto. Ciao Luca. Ciao Luca, il mio trucco per avere più iscritti su YouTube? Avere un gatto. Sì, avere un gatto ti fa avere un sacco di iscritti. Ok dai, sono seria. Allora, mi hai chiesto qual è il segreto per esplodere e diventare qualcuno su YouTube. Quello che ti posso dire è che il primo segreto fondamentale per poter diventare qualcuno su YouTube è quello di rimanere se stessi. Può sembrare banale da dire, ma è la verità. Rimanere se stessi, avere la propria personalità e portare questa personalità, una personalità forte, su YouTube è la chiave per poter entrare nel cuore delle persone. Questo è fondamentale. Entrare nel cuore delle persone ti permette di essere ricordato, di essere nominato, di far girare la voce, di portare le persone a parlare di te anche fuori da YouTube. Non è facile, non è assolutamente facile da fare, ci vuole impegno, bisogna portare le persone ad apprezzare i contenuti che tu vuoi portare, bisogna portare le persone ad apprezzare un trend che tu vuoi portare su YouTube, che tu vuoi far diventare trend, perché questo è molto importante. Quindi il mio consiglio fondamentale è quello di creare il proprio personaggio anche in base alla propria personalità, portare avanti questo personaggio e soprattutto creare dei trend, qualcosa che piaccia alla gente, qualcosa che venga anche copiato da altri YouTuber, perché no, e soprattutto essere se stessi. Ma nel dubbio, se proprio non ce la fai, puoi prendere un gatto. Ciao Luca, come si cresce su YouTube? Non ne ho la più pallida idea. Io posso semplicemente dirti cosa per me è stato estremamente utile in questo percorso, ma non ho ovviamente la chiave del successo. Quello che dopo anni di YouTube ho capito che all'inizio è fondamentale fare è che all'inizio bisogna privilegiare la quantità e non la qualità. Sì, hai capito bene. Con questo non intendo ovviamente che bisogna riempire un canale di video brutti giusto per il gusto di farne, ma semplicemente che all'inizio è molto più utile fare, sperimentare varie cose, vari tipi di video diversi, vari contenuti e argomenti diversi, perché così finalmente riusciremo a capire quello che fa al caso nostro. Magari pensiamo che alcune cose ci piacciono e poi quando le andiamo a fare non è proprio così. Alcune cose pensiamo che piacciono e poi quando le portiamo su YouTube non funzionano. Quindi all'inizio fare tanti video e tanti video diversi è fondamentale. E andare a cercare di fare il video perfetto, preciso in ogni dettaglio, è un po' una perdita di tempo. E quando finalmente abbiamo capito cosa vogliamo, e nel mio caso ci sono voluti 8 anni di vari canali YouTube per arrivarci, allora possiamo darci dentro. Però, futuri YouTuber che volete iniziare, concentratevi non tanto sul dettaglio, ma su fare tante cose, e alla fine sono sicuro che una di queste sarà quella che poi vi porterà a crescere. Quindi, in bocca al lupo a tutti e bye bye! Ciao Luca, ciao raga, come aver successo su YouTube? Allora, 3 punti fondamentali. Primo punto, non morire con i video che fai. Io ci sono andato vicino un po' di volte ultimamente. A parte le stronzate, io non posso minimamente associarmi a tutti i vips di YouTube che ci sono in questa clip, però cercherò comunque di dare il mio contributo. La cosa fondamentale secondo me è la perseveranza, quindi continuate a fare video anche se non arrivano i risultati. Io ci ho messo 2 anni per fare un piccolo botto e per 2 anni ho fatto 120 video, risultati 0, ma ho
sempre continuato verso la mia strada, qualsiasi cosa succedeva non ho mai mollato. Ultimo punto fondamentale, raga, e secondo me è addirittura più importante della perseveranza: fare solo quello che vi piace nei video. Perché se tu apri un canale soltanto per emulare qualcuno di grande, di famoso, eccetera, prima o poi ti stancherai di farlo perché non è veramente quello che vuoi tu. Tu su YouTube devi portare quello che sei tu, la tua persona, e fare quello che ti piace. In questo modo non ti stancherai mai di fare video. E poi, raga, non prendiamoci in giro, siamo tutti qui a fare video per arrivare al Porsche di Luca. Anche se dentro qua mi sa che qualcuno l'ha già preso, bastardi. Ciao Luca, un saluto dalla Cina. Secondo me, prima di crescere come numeri su YouTube, dobbiamo crescere come creator. Dobbiamo fare più video, dobbiamo sbagliare tante volte e rialzarci. Dobbiamo metterci subito nell'ottica di creare una community appassionata a qualcosa, appassionata ad un argomento del canale. Dobbiamo trasmettere qualcosa tramite i nostri video, che sia trasmettere delle emozioni, che sia trasmettere delle informazioni o che sia strappare una risata. Chi ci guarda deve ricevere qualcosa. Dobbiamo essere unici, è questo il bello di YouTube, che ognuno ha il suo stile, ogni canale è diverso, ogni canale ha le sue particolarità, ha le sue caratteristiche. Ed è proprio questo che ci differenzia su YouTube e che ci fa anche crescere. I nostri iscritti devono venire da noi perché abbiamo qualcosa di particolare. Poi c'è tutta la parte del posizionamento dei video, delle parole chiavi, della descrizione, delle tag, i giusti titoli che attirano l'attenzione, le copertine un pochino clickbait, che sono molto importanti quando si parte completamente da zero senza avere nessuna conoscenza su YouTube Italia o su YouTube in generale. Poi ci dobbiamo anche divertire, perché YouTube è anche un divertimento, e soprattutto dobbiamo essere consistenti, dobbiamo volerlo, dobbiamo cadere, rialzarci, dobbiamo migliorare, dobbiamo volerlo, perché se vogliamo possiamo. Tutto qui Luca, queste erano alcune delle mie regole per cercare di crescere su YouTube. Poi in realtà è difficilissimo. Ok, speriamo di vederci quando tornerò in Italia. Ciao Luca! Io spero davvero che questo video vi abbia ispirato. Le persone non vengono su YouTube per vedere dei video, ma vengono per trovare delle persone appassionate. Vengono per ascoltare delle storie e siete voi che dovrete raccontare queste storie. Se in cuor vostro sentite che creare contenuti è quello che volete fare nella vita, fatelo, perché questo è il lavoro più bello del mondo. Io non ho mai conosciuto così tante persone felici come nel gruppo degli YouTuber, perché fare un lavoro che ci piace è veramente il segreto per essere felici.